sorpresa. Dobbiamo dire una cosa? Stanno applaudendo all'unanimità. Ti ringrazio, grazie davvero. No, non ho sentito bene perché c'erano ancora loro sotto che applaudivano, quindi... Che perché sei molto amato, è un momento molto felice per te. Blanca, Nina Settembre, domani sera un film importante su Rai 1. È un momento di grande successo. Se tu dovessi parlarmi di successo, definirmi il successo secondo te... Ma guarda, io lo definirei più che altro un momento di grandissima raccolta, più che altro. Il successo è perché un uomo di terra è determinato che coltiva la terra. Dalla costanza e credo, insomma, in qualche modo anche dalla serietà con la quale tu cerchi di svolgere il tuo lavoro, la tua professione e anche, insomma, l'onestà con la quale la fai. Credo che a un certo punto al pubblico qualcosa arrivi inevitabilmente. Da 20 anni circa, forse qualcosina in più a questa parte, mi hanno sempre dimostrato grandissimo affetto e che spero io di ricambiare di volta in volta nei miei lavori. Adesso stiamo vedendo... Sia a teatro che in televisione, sì. Nel frattempo stanno andando le immagini di Nina Settembre, perché questa sera arriviamo al punto, no? E siamo tutti un po' col fiato sospeso. Sì, è la chiusura della seconda stagione. Dato che l'ultima puntata abbiamo notato un riavvicinamento... E da questa immagine si capisce che qualcosa a casa per te non va tanto bene? Che sì, cosa, no. Un colpi di scena? Ma dipende cosa intendi per colpi di scena, nel senso che sì, è vero, Mimmo forse, che per modo chiamami Mimmo, dai romanzi, vogliamo ricordarlo, di Maurizio De Giovanni, questa seconda stagione era un po' in sordina, insomma, no? La storia, in questa seconda stagione abbiamo raccontato tantissime altre cose, però lui, diciamo, poi ecco, è entrato direttamente dal terzo episodio in poi in campo ed ha iniziato a giocare. E in quest'ultimo episodio lo vedremo affiancare sempre di più Serena Rossi nelle vesti di Mina, nelle sue dinamiche perché professionali. Perché si è messa nei guai Mina, quindi non perdetevi sì, questa puntata. Si è messa puntata. Un po' nei guai e Domenico cercherà in qualche modo, non sappiamo se ci riuscirà, oddio, io lo so ma non ve lo dirò mai, se riuscirà a darle una mano e a risolverle questo bel problema nel quale si è cacciata. Aspetteremo qualche ora questa sera l'ultima puntata di questo grandissimo successo di Rai 1. Complimenti veramente a Serena Rossi, Giuseppe Zeno, a Giorgio Pasotti, a tutto il cast per averci regalato queste belle emozioni. Invece domani sera arriva un film importante e per poterlo raccontare vorrei parlare prima di te, nel senso che il fatto che tu sei un uomo del sud, cresciuto un po' in Campania, un po' in Calabria e che prima ha vissuto un'esperienza molto significativa aiutando il padre in mare perché faceva il pescatore, secondo me ti hanno dato tanti ingredienti per poterti ispirare e interpretare al meglio il personaggio che conosceremo domani. Sì, tutto per mio figlio. Ah, vedo la foto mia. Eri piccolino. Sì, credo avessi poco più di 14 anni, è la mia prima immatricolazione, il libretto d'imbarco, andavo d'estate prevalentemente, no? Da quando chiudevano le scuole a quando riaprivano, quindi da giugno a settembre, ho collezionato circa un 8 anni, credo, di navigazione con quello del militare 9. Sì, comunque avevi ragione, nel senso che l'argomento che noi andiamo a trattare domani sera è particolarmente sensibile, soprattutto per chi come me è cresciuto in delle realtà. Sono nato e cresciuto ad Ercolano, però poi mi sono trasferito in Calabria, due realtà molto complesse, due realtà sociali decisamente difficili dal punto di vista dell'argomento che trattiamo in termini di malavita. Sì. Noi trattiamo l'argomento del racket, raccontiamo la storia di un uomo che si ribella al fenomeno del racket, che non ci vuole stare, lo fa per amore della sua famiglia, per amore del proprio figlio, per amore anche dei suoi colleghi, ma della sua terra, con la ferma convinzione che è possibile cambiare. E lo fa attraverso un esercizio costante di denuncia, non solo ribellandosi, ma denunciando, mettendoci quindi la faccia, mettendoci la firma, diventando lui stesso uno strumento nelle mani della giustizia e delle forze dell'ordine perché possano operare e contrastare questo fenomeno, che purtroppo non è neanche tanto inedito. No, io di Ercolano, voglio dire, Ercolano sono cresciuto lì, ho avuto modo anche di parlare, di confrontarmi con tantissime persone che negli anni passati hanno subito hanno vissuto questo grandissimo dramma. Ho visto in passato, quando ero adolescente, commercianti anche essere vittime
all'interno per del loro negozio per aver detto no. Anche poco fa, prima di venire qui in trasmissione, ne ho sentita una e ha avuto il coraggio di ribellarsi nel 2009. E le avevano messo una bomba davanti al negozio e lei non c'è più stata, non c'è voluta più stare, ha denunciato e si è tirata dietro, prima ancora l'avevano fatto nel 2006, però quello che è successo nel 2009 è stato un insieme di cose che forse ha fatto sì che oggi la realtà dove io sono nato e cresciuto, Ercolano, è una città deracchetizzata, non c'è più racket, perché le forze dell'ordine insieme alla magistratura, mi diceva questa persona, non faccio il nome per ovvi motivi, insieme anche agli uomini delle istituzioni, il sindaco e la sua giunta, si sono coesi intorno a loro e sono riusciti a fare uno scudo garantendo anche una sicurezza, invitandoli a denunciare. Questo ha fatto sì che sempre più commercianti denunciassero e denunciando le tante denunce hanno fatto tantissimi arresti hanno portato a tantissimi pentiti, quindi a persone che si sono autoaccusate, quindi il fenomeno della... bisogna denunciare. Bravo, bisogna continuare a denunciare assolutamente il film di domani sera. Assolutamente non sottostare. Giuseppe, tra poco continuiamo a parlare di questo perché abbiamo anche preparato qualcosa che secondo me ti piacerà moltissimo. Ma vorrei tornare a quel ragazzino che per tanto tempo ha aiutato il papà in mare e che forse proprio per questo oggi ha fatto anche delle scelte di vita molto diverse, perché forse in mare tu hai continuato a sognare una vita diversa. Tra un'onda e l'altra, tra una fatica e l'altra, tra un'alba e l'altra. E probabilmente mi viene da dire che se oggi tu sei qui su questa ruota che continua a girare, no? In una direzione che tu hai scelto liberamente, è perché hai fatto gli incontri giusti, io mi sbaglio. Sì, no, è vero, forse perché all'epoca ho avuto anche la fortuna generazionalmente di vivere quell'estate in mare in un momento in cui non esistevano i social, forse nel momento in cui non esisteva la televisione, chiaramente c'era, ma era un televisorino piccolino, non c'era modo di vederla, la linea non c'era mai, quindi l'unico modo per poter trascorrere 3-4 giorni in navigazione era quello di leggere e leggendo ho iniziato ad appassionarmi a questa professione, insomma, ad immaginarmi protagonista delle varie storie o dei romanzi che leggevo. E poi mi sono avvicinato con la scuola alle prime rappresentazioni teatrali. A scuola? Cui... Sì, anche a scuola, sì. Vabbè, quando cresci a Napoli, ad Ercolano, dico Napoli, insomma, quando appartieni a quel tipo di realtà dove hai la teatralità dentro, no? Tutto è talmente... facevamo delle recite a scuola, lì ho cominciato ad appassionarmi e mi sentivo appagato e mi sentivo anche in qualche modo... legittimato a mostrarmi in maniera diversa e a reprimere in qualche modo quella timidezza che mi bloccava, ad essere qualcun altro. Ho scoperto che mostrando una maschera potevo in qualche modo manifestare tutta la gamma e la varietà di sentimenti che avevo dentro e che non riuscivo ad esternare. E quindi è nato il sogno di fare l'attore e hai cominciato a coltivarlo. Mi fermo qui con il tuo racconto perché andiamo in pubblicità e mentre voi aspettate che a ruota libera ricominci per capire come ha realizzato questo sogno Giuseppe Zeno, fate questo numero di telefono, mostriamolo Elisabetta, è il 45521, doniamo all'AIRC, sosteniamo la ricerca contro i tumori, torniamo dopo la pubblicità. Zeno, e stavamo raccontando proprio il momento in cui la tua vita ha cominciato a prendere il giro di ruota che tu desideravi, perché tu a scuola hai scoperto il teatro, hai scoperto la recitazione e c'è qualcuno che ti ha aiutato a girarla quella ruota perché ti ha ispirato e oggi a distanza di tanto tempo ti manda a dire queste cose, non te l'aspetti. Ciao Giuseppe, sono proprio io, Franco Chiarelli. Come vedi, sono riuscito ad arrivare anche a me e la cosa non mi stupisce, visto che tu in tutte le tue interviste ricordi affettuosamente il tuo periodo scolastico passato all'Istituto Nautico di Pizzo, dove io insegnavo matematica. Certo, sin da allora si capiva che la tua aspirazione andava ben oltre. Ricordo di aver detto a tua madre che il tuo vero talento era la recitazione. Sono contento che hai trovato in me qualcuno che secondasse questa tua aspirazione, data la mia appartenenza alla compagnia teatrale pizzetana.
e questo non ha reciso il nostro legame dopo la maturità. E siamo orgogliosi dei tuoi successi e ti salutiamo affettuosamente e ti invitiamo alla nostra prossima rappresentazione. Ciao! Il professore di matematica Franco Chiarelli, che è una compagnia di... Come l'avete trovato? Dove siete andati a pescare? No, che poi il professore di matematica... Dei geni. Abbia creduto in te. Ma infatti io ero un somaro, io lui semplicemente, io con la matematica proprio, però diciamo, ecco, lui mi voleva bene perché avevamo un qualcosa che ci avevamo la stessa passione, coltivavamo la stessa passione, quindi le mie carenze in matematica... Lui me le lasciava un po' passare, anche se il nautico poi voglio dire tutta matematica, è tutto. Avevi sbagliato scuola, ma no, forse non ho sbagliato no, scuola, perché però... in quell'errore c'è stato qualcuno che ti ha iniziato a un cambiamento di vita che poi alla fine si è realizzato. Noi ringraziamo il professore, gli hai promesso adesso che andrai io a vedere la prossima rappresentazione. Ma io non solo vado a vederli quando posso, cioè ci andavo sempre, poi chiaramente da quando ho le bimbe un po' ti cambia sì, la vita. Certo. Una volta quando loro hanno fatto delle rappresentazioni nei vari paesi in Calabria, io già lavoravo, insomma, quindi parlo di pochi anni fa, mi sono così fiondato sul palco con loro, improvvisando, insomma, ci siamo divertiti. Tra l'altro saluto anche, ne approfitto, l'altro sì. Pilastro della compagnia, Murmura, il grandissimo, che è un grandissimo maestro, un grandissimo attore, un mancato professionista. Anche Franco è bravo, forse però un po' meno, glielo dico un po' meno di Murmura, più bravo è in matematica. Professore, va bene. Allora, completiamo con te questi titoli che ci permettono di conoscerti ancora meglio e di arrivare anche a raccontare una cosa importante. Allora, Giuseppe Zeno, dichiarazione. Ho avuto molta paura quando? Ho avuto molta paura quando? Ho avuto molta paura quando... Quando sono diventato genitore, forse, in realtà. Perché ero strafelice, però da quel momento in poi... Diciamo, quel sentimento di felicità era anche un po' oppresso dalla responsabilità che il diventare genitore ti dà. È una grandissima consegna, tu hai in mano una vita che in qualche modo dipende da te, una bellissima responsabilità. Però non ti nascondo che qualche volta, insomma, poi essendo genitore e padre di due femminucce, ogni tanto qualche paura per come... Il peggio deve ancora arrivare, Giuseppe. Ecco, vai, mettici il carico da... Dalla paura arriviamo al terrore. Giuseppe Zeno, la mia scelta più importante è stata? La mia scelta più importante, beh, non solo una, dai, non solo una. Posso prendermi la licenza certo. di sceglierne due? Certo. Quando mi sono trasferito a Roma e ho scelto di venire qui, anche se poi ho frequentato l'Accademia d'Arte Drammatica in Calabria, quindi sono andato da qui, sono andato, ho fatto un po' avanti su e giù. È stata una quella, l'essermi trasferito a Roma e quando ho scelto Margaret come mia sposa e compagna di vita. Giuseppe Zeno, altra dichiarazione. Il mio più grande desiderio è? Il mio più grande desiderio è quello di vedere le mie figlie felici, cioè restare con loro il più a lungo possibile e farle sentire sempre di più la presenza di un padre che le ama e che le fa sentire sicure. Sono certa che questo desiderio profondo e che inevitabilmente ha a che fare con le cose più importanti della tua vita, tu l'abbia messo anche dentro il film che vedremo domani sera, perché tu sei un papà molto speciale, che si prende cura fino alla fine del proprio ragazzo, non per niente il titolo è Tutto per mio figlio. Parlaci del protagonista, perché poi nella realtà questo liberamente tratto, il film, ricordiamo, da una storia di cronaca realmente accaduta nel 2002. Sì, è un insieme di fatti di cronaca legati al fenomeno del racket. Chi è il protagonista? Chi interpreti? Io interpreto Raffaele Acampora, è un allevatore di conigli, e fa mercati ambulanti in una realtà appunto complessa, insomma, di una... città della Campania, dove il tessuto sociale è talmente complesso e la malavita è talmente radicata quasi da creare l'abitudine diciamo, ad essere vissuta tanto e presente, insomma. E Raffaele sin da piccolo faceva i mercati col padre e ha visto, insomma, tante volte questi personaggi avvicinarsi che con
la promessa di creare una sorta di protezione, chiedono in cambio dei soldi. All'inizio, come tanti commercianti purtroppo insomma fanno, sono costretti a sottostare, però accade che Raffaele, essendo anche padre di 4 figli, di cui il maggiore ha 14 anni, appunto Peppino, inizia a vedere in alcuni personaggi, perché poi in quel contesto sociale tutti si conoscono, anch'io essendo cresciuto a Ercolano e poi in Calabria sa chi erano determinati personaggi dai quali stare lontano, e ho avuto la fortuna di avere nei miei genitori un esempio che mi hanno tenuto lontano da certe realtà. Quindi il figlio Peppino comincia a vedere in queste persone dei soggetti da emulare, da imitare, li vede quasi come delle figure eroiche o mitologiche, anche un po' come racconta e ci ha raccontato la cinematografia di questo secolo in qualche modo, no? Mitizzando queste figure quasi. E Raffaele cerca di far capire al proprio figlio che in realtà non sono le persone giuste da frequentare, che non sono quelli i modelli di vita da seguire. È proprio quando cerca di farglielo capire... Quando cerca di farglielo capire, lo porta con sé al mercato e accade un fatto particolare, che uno di questi soggetti si avvicina chiedendogli il pizzo, ma colpendolo, di conseguenza davanti al figlio, insomma, colpendolo nella dignità di padre. Ti fermo qui nel racconto, vediamo un'anticipazione. Questa cosa della scuola che mi ha detto mamma che è? No, papà. Peppi, sta cosa che mi ha detto mamma della scuola che è? Ti arrabbi, papà, però. Allora non hai capito. Io sono già arrabbiato. E domani quando vado a scuola e parlo con il professore, mi arrabbi un'altra volta. Papà, ho preso due impreparati e sono mancato da scuola. E perché non sei andato a scuola? Quanti impreparati hai preso? 2. E che facevi quando non studiavo? Sono con i miei amici. E gli amici tuoi sono più importanti della scuola? Più importanti del mazzo che mi faccio per farvi studiare, eh? Rispondi. No, papà, scusa. Te lo prometti, inizi a studiare. Vieni qua. Vieni, non ti picchio più. Vieni. Ma lo capisci, io quello che faccio lo faccio per te. Per te e per i tuoi fratelli, per farvi studiare. No, permettimi di sottolineare la bravura di Giuseppe Pirozzi, che interpreta mio figlio, un ragazzino straordinario, di un talento, sicuramente farà delle cose bellissime. Pare che anche abbiamo lui sia lavorato... stato molto bene con te, sai? Sì, sì, senti, lo dice lui, non me lo invento io. Ciao Giuseppe, come stai? Io sto benissimo. E sul set abbiamo dei bellissimi ricordi, ci siamo divertiti tantissimo e sei stato un bravissimo padre per me. Veramente ci siamo trattati come un vero padre, un vero figlio. Per me è stato un onore lavorare con un grande attore come te. Ricordo quando ti favamo l'Italia agli europei, infatti l'abbiamo fatta vincere perché l'abbiamo fatta vincere noi. Io ho una cosa che mi hai regalato tu, a cui tengo tantissimo, che è questo libro. E ci tengo tantissimo, e mi ha spiegato tante cose, mi ha formato e per me è veramente una cosa bellissima. Ti ringrazio di tutto e ti mando un abbraccio fortissimo e saluto tutti voi nello studio. Ciao! Grazie. Vedi? Mi sei... La vita è proprio una ruota che gira. Te vuoi farmi cadere la lacrimuccia? Ti commuove sentire no, Giuseppe? No, però ci siamo trovati molto bene. Beh, ha speso delle parole stupende. Certo, è inverosimile che io possa essere suo padre scenicamente, per come sono giovane. Ma certo, nessuno chi crede che io possa essere il padre di un ragazzetto così cresciuto, insomma, non è. Però mi piace questa cosa, che qualcuno ha ispirato te e tu hai continuato a ispirare qualcun altro, perché gli hai regalato un volume molto importante a firma di Gianmaria Volonté. Lui si poneva sul set nel lavoro con una tale voglia di fare, con una tale preparazione, con una tale serietà rara in un giovane della sua età. Era serissimo, preciso, puntuale, aveva voglia di mettersi in gioco, e credo l'abbia ancora, voglia di mettersi in gioco sul serio in questo lavoro. E tu ancora continui a metterti in gioco, non solo sul set, ma anche perché
coltivi la terra e questa cosa mi piace tantissimo, che tu ti sia dedicato insieme alla tua compagna a coltivare la terra. Proprio per questo ti chiedo di avvicinarti. Alzati Giuseppe, vieni con me. Ci avviciniamo alla ruota perché dentro la ruota abbiamo preparato qualcosa da lasciarti e da portarti a casa. Elisabetta? Accomodati pure dentro la ruota, Giuseppe, raggiungi il tenente colonnello Sandra Martinelli del raggruppamento Carabinieri Biodiversità. Buonasera, grazie di aver accettato il nostro invito. Volevamo che fosse lei a consegnare una pianta che non è una pianta qualunque a Giuseppe Zeno. Grazie a voi. È una pianta speciale perché è generata da una talea prelevata dall'albero di Falcone, il ficus che cresce nei pressi della casa del giudice assassinato dalla mafia. È stata riprodotta nel laboratorio del Centro Nazionale Carabinieri per la Biodiversità e conserva il patrimonio genetico della pianta madre. Albero di Falcone che oggi è protagonista anche del progetto nazionale Un Albero per il Futuro, promosso dall'Arma dei Carabinieri in collaborazione col Ministero dell'Ambiente per sensibilizzare i più giovani alla questione ambientale attraverso l'educazione alla legalità ambientale. Il progetto consiste nella realizzazione di un bosco diffuso che sta prendendo forma attraverso la messa a dimora e la geolocalizzazione delle migliaia di piantine donate dal raggruppamento Carabinieri Biodiversità alle numerosissime scuole che hanno scelto di aderire a questo importante progetto. Complimenti. Grazie a voi. E complimenti a te, Giuseppe. Grazie. Voglio vederla crescere. Io no. Quindi questa la posso portare a casa? Certo, perché? Un bellissimo regalo e direi anche una grandissima responsabilità nel custodirla. Spero che da questa ne possano poi nascere tantissime altre e io possa poi ridistribuirle. Sì. Con Giuseppe Zeno l'appuntamento per domani sera su Rai 1 con Tutto per mio figlio. Grazie di essere stato con noi. Grazie. Grazie.